se avete, mi pare che è quella un paio di domande. Vabbè, cominciamo con questo. Vabbè, ok, via. Vai. Allora, sindaco, una nuova scuola che si inaugura per la città metropolitana di Napoli. Sì, siamo molto soddisfatti come città metropolitana perché c'è una grande volontà politica e amministrativa, oltre il ritrovare risorse economiche. Qui a Mugnano il liceo scientifico Segre, ma anche tutti gli altri investimenti che si stanno facendo. E abbiamo anche dimostrato che bisogna avere il coraggio di interpretare le norme nazionali in modo costituzionalmente orientato. Il diritto alla scuola è un diritto fondamentale, il quadro nazionale spesso ci impedisce di spenderlo, a Napoli abbiamo dimostrato che si può fare, si deve fare se si ha coraggio, e sono tante le scuole che stiamo inaugurando in questo periodo, che stiamo ristrutturando e che stiamo progettando per il futuro. Sindaco, c'è bisogno di altre tre scuole almeno sul territorio, una a Marano, altre due a Giugliano, un investimento di 20 milioni di euro, se la sente di prendere questo impegno? Sì, noi l'abbiamo già preso questi impegni, se vi andate a vedere la nostra programmazione si va esattamente in quella direzione, l'ho anche detto adesso pubblicamente, tra breve inaugureremo un'altra cittadella della scuola a Napoli, abbiamo chiuso ad Ischia, stiamo lavorando su Qualiano, su Pomigliano e quindi anche su quest'area qua. Sono tantissime risorse economiche che abbiamo investito, decine e decine e decine di milioni di euro, io sono pronto a investirne altrettante. Ci auguriamo che il governo, il Parlamento, le forze politiche ce lo consentano, perché quello che è stato fatto, compreso stamattina al liceo scientifico Segre, porta la firma del sindaco della città metropolitana, cioè di chi vi parla, perché il quadro normativo non ci avrebbe consentito di spendere secondo le norme della finanza locale. Quindi io farò lo stesso per le altre scuole che avete detto voi, mi auguro di avere al mio fianco gli altri sindaci della città metropolitana, mi auguro di avere al mio fianco le forze politiche, perché poi a parlare sono tutti buoni, quando si tratta di firmare certe volte ti trovi da solo, ma siccome io sono convinto che spendere per la scuola significa applicare la Costituzione repubblicana, anche se dovessi rimanere da solo, io quelle firme ce le metterò comunque. Sindaco, le altre priorità della città metropolitana, oltre alla questione dell'edilizia scolastica, quali sono? Quelle della legge, cioè sono il dissesto idrogeologico, l'ambiente, i trasporti, le infrastrutture, le strade. E questo, l'incontro che c'è stato tra Dema, PD, Forza Italia, alla fine del 2016 c'è stato una grande coalizione quasi, sta portando risultati? Ma non è che c'è una grande coalizione, la città metropolitana non c'è né maggioranza né opposizione, la legge dal sindaco della città capoluogo che è stato eletto, il fatto di essere per legge anche sindaco della città metropolitana, e siccome su questi temi ritengo fortemente che non ci possano essere forti contrapposizioni politiche, se si deve realizzare una scuola io mi auguro che tutte le forze politiche sono d'accordo, se si deve sistemare una strada mi auguro che tutte le forze politiche sono d'accordo, se si deve tutelare il nostro ambiente anche. E quindi che cosa ho cercato di fare? Ho cercato di chiamare attorno al tavolo tutte le forze politiche e dire collaboriamo, indipendentemente da ognuno con le proprie idee politiche, con le proprie scelte, con le proprie opzioni di campo strategiche. La risposta negli ultimi tempi è stata efficace, tanto è vero che oggi stiamo lavorando molto bene con uno spirito di cooperazione, di collaborazione. Chiaramente poi ognuno ha le proprie posizioni, ognuno si assume le sue responsabilità, quindi il lavoro che si sta costruendo nelle ultime settimane tra tutte le forze politiche, compreso il Movimento 5 Stelle, davvero tutte, io credo che sia un esempio di come su alcuni temi, soprattutto in alcuni luoghi come la città metropolitana, dove per come è fatta la legge non ci può essere maggioranza e opposizione, con senso di responsabilità ognuno fa la sua parte, e questo mio appello è stato raccolto, e quindi se questo è lo spirito che ci contraddistingue, io credo che faremo tante cose buone insieme, in modo che sarà merito di tanti e non sarà merito solo di una persona, che credo che è un altro messaggio importante che viene da un sud, il sud che vuole stare unito pur nelle diversità rispetto a chi invece predica odio e violenza e respingimento.